amici di HD Blog per un 535, ovviamente Lumia che non ci ha convinto e continua a non convincerci fino in fondo anche con l'aggiornamento software, un Lumia 435 che invece ci convince molto molto di più nonostante costi un terzo in meno, veramente un best buy. E sì, ecco la confezione del 435 che diciamo non eccelle in nulla, ma è veramente molto equilibrato, ovviamente rapportato al prezzo veramente basso. Tra l'altro grande affare chi ha comprato a San Valentino il 535 e si vede recapitare a casa questo 435, consiglio di vendere il 535 e tenersi questo fantastico telefono. Confezione molto scarsa come ultimamente i Lumia ci hanno purtroppo abituato, solamente il caricabatterie, non c'è né cuffia auricolare né nient'altro. Accendiamo il telefono che è alto 118 mm, largo 64, un po' spesso 11,7 mm, 134 grammi, un po' un mattoncino, sembra quasi un telefono giocattolo quando lo si prende in mano per la prima volta. Batteria 1560 mAh, si può aprire facendo pressione così sulla cover posteriore, ovviamente sostituibile, sempre belli i colori delle cover di Nokia. Micro SD, qua sotto la micro SIM, camera posteriore da soli 2 megapixel, camera anteriore da VGA se non sbaglio, e qua abbiamo il sensore di luminosità e di prossimità. Qua sotto l'altoparlante di sistema, volume, accensione e spegnimento, jack delle cuffie e sotto la USB. I tasti a display non sono purtroppo retroilluminati, la batteria che con soli 1560 mAh però ci ha fatto, no Cortana mi spiace ma non ho bisogno di te, grazie al display non molto definito, al processore, mi ha fatto agevolmente arrivare a sera con una giornata pesante, la mia giornata tipo, e magari faccio vedere un po' qual è la mia giornata tipo. Entriamo qua nelle chiamate, guardate quante chiamate ho fatto oggi, veramente tantissime, un centinaio di WhatsApp, un centinaio di email, 4 client sempre in push, almeno un paio d'ore di navigazione tra web, WhatsApp, Twitter e anche navigazione su Facebook, tutto sempre in 3G, devo dire che si è comportato bene perché mi ha portato tranquillamente a sera. Display da 4 pollici di diagonale, 800x480 pixel, 233 ppi, entriamo nelle fotografie per far vedere le immagini di test, pessimo angolo orizzontale, perché se mettiamo il telefono così in orizzontale, guardate i colori come virano, scusate il riflesso della lampada, ma vi potete rendere conto di come siano bruttarelli i colori quando ci muoviamo. Anche la griglia dei pixel non è ben rappresentata, vedete che mancano molte molte righe, però devo dire che ha due grandi pregi: il primo è che è molto oleofobico e il secondo che è molto luminoso e poco riflettente, quindi si vede molto bene fuori alla luce del sole, e in più ha la luminosità automatica, vedete qua, possibilità di alzare e abbassare la luminosità, ovviamente Windows 8.1 Denim con tutte le possibilità che questo porta, quindi la creazione delle cartelle, i vari multitasking, le varie colonne, abbiamo le 6 colonne o 3 se tenete le icone grandi oppure piccole, abbiamo lo Snapdragon 200 come processore, 1.2 GHz dual core, abbiamo 1 GB di memoria e andiamo qua subito nel sensore di memoria, abbiamo 8 GB di memoria per l'utente più la scheda SD, ormai sapete che foto, applicazioni, download possono andare nella scheda SD, quindi con questa espansione, io l'ho messo da 64, mi funziona benissimo, nessun tipo di problematica, anche il GPS funziona bene, Wi-Fi BGN, e oltre a ciò abbiamo anche il sensore Wi-Fi che ho trovato veramente comodo in questi giorni, ogni tanto mi trovo collegato a una rete Wi-Fi pur essendo in luoghi pubblici grazie proprio al sensore Wi-Fi, questa feature di Nokia è veramente eccezionale. Il GPS funziona bene, ci sono tutte le applicazioni di Nokia, ormai il brand è Microsoft. Ovviamente ogni tanto in questa recensione dirò Nokia più per affetto che per altro. Abbiamo l'accensione con il doppio tap, parliamo di parte telefonica, c'è un'ottima parte telefonica perché adesso io chiamo il 190, attivo il viva voce e devo dire che in tutte le chiamate che ho fatto in questi due giorni di stress... Benvenuto in Vodafone,
Altro, sentite il viva voce come alto. Nessuno mi ha mai detto: Andrea, ti sento male, ho problemi, è caduta la linea. Veramente una gran parte telefonica. Solita la gestione dei contatti della rubrica di Windows, con la possibilità di vedere gli aggiornamenti Facebook, Twitter, creare i gruppi, creare il club, creare i vari contatti anche familiari. Parliamo di messaggistica. Allora, il client mail è il classico di Microsoft Windows Phone. Funziona molto bene, molto veloce, molto produttivo. L'unico problema di questo client è uno: quando vado a rispondere a una mail non posso che allegare fotografie, non posso allegare per esempio i documenti. Per allegare un documento devo andare prima in gestione file, prendere un documento e da lì posso andare, magari ve lo faccio vedere giusto al volo, vediamo qua, ok, un test Excel, posso andare a condividerlo con le varie applicazioni che ho installate, compresa la mail, ovviamente. Torniamo alla home page. Proviamo a scrivere un nuovo SMS. Ci mettiamo qua sotto. Vedete? Molto molto veloce, a parte il QI che ho sbagliato, però sia la digitazione normale sia la digitazione swipe sono veramente molto veloci. Piccola pecca di Windows Phone, abbiamo la dettatura vocale, però solamente nei messaggi, nelle mail, insomma in pochi programmi. Non abbiamo la dettatura vocale in tutti i campi di testo, speriamo in un upgrade proprio da questo punto di vista. Parliamo di browser web. Qua siamo, insomma, senza infamia, senza lode. Andiamo al Corriere della Sera, e già lo stavo guardando. Ok, ci mettiamo qua, ho già attivato il desktop mode. Se facciamo una ricerca, ovviamente si attiva Cortana che mi è stata di grande aiuto. Quando ero in macchina sono riuscito a prendere appuntamenti, a segnarmi delle note, e devo dire che ha una proattività notevole, quindi capisce proprio quello che io voglio fare. Vedete quello che succede? Adesso ha aperto un link, insomma un browser web che, come su praticamente quasi tutti gli ultimi Windows provati, è un po' deficitario. Insomma, ci vuole un po' di pazienza. Se andiamo veramente piano riusciamo a navigare in maniera decente. Se facciamo i nostri pan veloci all'impazzata, vedete che non segue il nostro dito, purtroppo. Parliamo di parte gaming. Pur essendo un telefono che non è votato al gaming, abbiamo uno Snapdragon 200, abbiamo un Adreno 302, però devo dire che Asphalt ci mette un pochino a caricare. Intanto rifletto e vi saluto tutti, però devo dire che una volta caricato risulta giocabile, non fluidissimo, però avete visto comunque il passaggio da un'applicazione all'altra, e lo sto stressando parecchio in questi minuti di prova. Non ha particolari lag, lentezze o problematicità, ma devo dire che si comporta bene. Perché mi chiede l'operatore? Non lo so, glielo dico. Andiamo a giocare, andiamo con la classica corsa in Nevada, avanti avanti, iniziamo la gara. Vedete che ci metterà un pochino a caricare, ma una volta caricato il telefono sarà fluido. Intanto vi dico com'è l'ergonomia: si tiene perfettamente con una mano. Guardate, era tanto che non riuscivo a essere così produttivo, soprattutto in macchina, da passeggero ovviamente, perché sono riuscito a fare tantissime cose anche camminando, passeggiando, perché con una mano si riesce a raggiungere veramente tutta l'area del display. Ovvio, è un 4 pollici, però devo dire che ci sono parecchie informazioni grazie anche a Windows Phone 8.1, con tutte le sue colonne che si possono mettere nella home page. Ok, ci siamo quasi, magari alziamo anche un pochino il volume. Vedete? Qualche calo di frame rate c'è, non è ovviamente come giocarlo su un 930, però vedete, Asphalt 8, che è un gioco pesante, risulta comunque apprezzabilmente giocabile. Torniamo alla home page, vi parlo di parte multimediale. Beh, qua ci sono un pochino più ombre che luci, non tanto per la qualità delle foto, che comunque non è male, io gli darei un bel 6,5, quanto per la mancanza del flash. Quindi soffre quando si fanno foto, per esempio come questa, con non tanta luce. Sto facendo la recensione ovviamente a orari improponibili, perché di giorno devo anche fare l'architetto, oggi sono stato proprio su dei cantieri. Però devo dire che le foto con tanta luce non sono male. Video che vengono girati a una definizione strana, 800x448, non c'è lo zoom quando si vanno a girare i video. Stoppiamo, andiamo
andiamo a vedere il risultato, che potete vedere anche voi andando su, sulla recensione scritta di questo Lumia 435. Ci sono tutte le foto che ho scattato. Ovviamente le macro non vengono, ma questi fantastici pasticcini, la foto notturna, quello che dicevo prima, così così anche questa perché non c'è il flash, ma le foto diurne con tanta luce devo dire che non vengono niente male. Vedete qua la, la galleria, quindi direi voto 6 meno ai video, 6 e mezzo alle, alle fotografie. Se andiamo nella parte relativa ai video, vediamo come i 1080p non vengono riprodotti, ma ha anche poco senso, abbiamo un display 800x480, riprendiamo la visione di questo 1080p che avevo prima interrotto. Invece sui 720p nessun problema, niente, caricatevi se proprio volete vedere i video su questo telefono, dei filmati a definizione massima di 720p. La radio FM c'è e funziona bene. Andiamo a ascoltare la musica. Vedete come lo sto stressando? Non ha rallentamenti, non ha blocchi. Bublé, alziamo il volume. Lo mettiamo subito a 30 e andiamo. Questo è il perfetto telefono per i sudamericani. Costa poco, piccolino, colorato e con un audio che spacca. Quindi sicuramente ne vedrò tanti in metropolitana con le loro canzoni fantastiche, salsa, merengue, eccetera, eccetera, usare questo Lumia 435. Per il resto tutte le applicazioni Microsoft ci sono, girano tutte le applicazioni Bing, salute, notizie, food and drink, insomma ormai le conosciamo molto bene, funzionano tutte veramente molto bene. Menzione particolare a Air Transit, che mi ha consentito di usare i mezzi pubblici a Milano, a me sconosciuti, giro principalmente con una bici elettrica, senza veramente aver nessun tipo di problema, per soli 80-85 euro street price, tra l'altro Office che funziona molto bene, è davvero un best buy, abbastanza fluido e reattivo, touch preciso, molto meglio di 535 per esempio, usabilissimo con una mano, al limite e ha un limite un po' nella multimedialità e soprattutto nella fotocamera, ma per il 90% delle attività quotidiane, Facebook, Twitter, vedete qua mi è arrivata una notifica adesso di WhatsApp, va benissimo. E nelle mie giornate di test sono stato molto produttivo grazie alla batteria, alla parte telefonica, mail, affidabilità e utilizzo a una mano al volo, tutto ottimo. Poi Cortana mi ha aiutato molto, come dicevo prima, soprattutto in auto. Insomma, promosso. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.